Ippopotami giganti, squalo elefante, la pantera nera, l'affascinante bestiario pugliese diventa sempre più ricco ed esotico. Prosegue la ricerca nelle campagne del Varese della fuggitiva a quattro zampe. Polizia locale e carabinieri della forestale monitorano in queste ore con i droni la zona tra Mbuduni e Carbonara. C'è stata una riunione in prefettura, il decalogo con i 10 comportamenti da adottare per evitare di imbattersi nel misterioso felino. Una passeggiata di 35 km da Castellana Grotte, località del primo avvistamento e delle prime tracce, alle porte di Bari. Dalla terra ferma al mare, l'ecosistema del basso Adriatico lascia stupiti i pescatori. Nella riserva di Torre Guaceto, dopo il piccolo esemplare di squalo elefante, la volta del totano gigante. Con i tentacoli tutti aperti, misura 1,5 metri. Grandi occhi, un peso di 6 kg, una presenza inconsueta a questo totano di profondità, perché di solito non si spinge sotto costa. Magari stava inseguendo delle prede, oppure si è spostato lungo la colonna d'acqua verso acque più superficiali, perché per adesso le acque superficiali sono fredde e quindi non ci trova neanche tanto differenza rispetto ai suoi ambienti più profondi dove vive. Nel caso dello squalo elefante ogni tanto succede un po' dappertutto, in Mediterraneo una volta si vedono le orche, con gli squali non c'entrano niente, però appunto sono questi avvistamenti rari, inconsueti, che ci stanno, perché questi animali, per quanto rari, vivono anche nel nostro ambiente.